Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per fare degli outfit moddati. Allora, qualcuno mi ha detto che non funziona, l'ho voluto provare e ho visto che funziona. Allora, innanzitutto partite dal primo personaggio, non è necessario però, partite dal primo personaggio e dovete creare un secondo personaggio. Ovviamente chi ha già un secondo personaggio dovrà cancellarlo, quindi tutto quello che avrete nel secondo personaggio andrà perso e i completi che avrete nel primo personaggio anche loro andranno persi. Quindi ragazzi, fate attenzione a ciò che fate. Io qui avevo un personaggio, cioè avevo da creare un secondo personaggio e lo sono andato a creare. Allora, io voglio passare dei completi al personaggio donna, quindi significa che il secondo personaggio dovrà essere un personaggio uomo. E se invece voglio passare i completi da un personaggio donna a un personaggio uomo, deve essere viceversa, cioè se il nostro primo personaggio è uomo dovremo creare il secondo personaggio donna. Quindi a questo punto non è importante la provenienza, quello che è, come cazzo si chiama, come non si chiama, create semplicemente un personaggio e una volta creato andate in GTA Online. Una volta che sarete in GTA Online andrete nel negozio e selezionerete alcune parti. Io adesso in questo video lo sto facendo in maniera generica ragazzi, cioè sto mettendo delle cose così alla cazzo di cane, non è che sto mettendo grandi cose, giusto per farvi vedere il glitch. Quindi a questo punto, quando abbiamo diciamo fatto i nostri completi, il nostro completo, potremmo tranquillamente passare al resto del glitch. Mi raccomando, salvate tutti i completi, nominateli, così vi ricordate quali sono i completi che funzionano e quali sono quelli che non funzionano. Una volta che avete salvato tutto, l'unica cosa che dovete fare è andare nel creatore. Andate nel creatore e creerete una gara, ragazzi. Dovrete creare una gara normale, una normalissima gara, nonostante, insomma, una gara alla cazzo, ok? Quindi andiamo a creare una gara alla cazzo e dovete posizionare tutto ragazzi, dovete fare tutto, tutto quello che vi chiede, il nome, la foto, insomma tutti quanti i passaggi che vi chiede. Una volta che avete posizionato i checkpoint dovete mettere minimo 1 chilometro di checkpoint, perché altrimenti non ve la farà provare la gara. E quando avete posizionato 1 chilometro di checkpoint provate la gara, la completate e una volta completata accettate il messaggio di completata e andate su start online e fate cambia personaggio ragazzi, seleziona personaggio, andate su seleziona personaggio e dovrete eliminare il secondo personaggio, quello con cui avete fatto i completi. Allora ragazzi, come ho già detto, questo è un video generico, vi porterò un altro video tra poco, e il tempo che lo edito e lo carico insomma, dove ho fatto delle prove con dei completi femminili ragazzi. Farò anche un video per dei completi maschili, non so se lo farò oggi perché comunque la cosa richiede del tempo. Quindi ragazzi, allora, guardate bene, fate bene attenzione, qui dovete eliminare il secondo personaggio, che sarebbe quello con il cartello alzato, non vi sbagliate con il primo personaggio, e dovete scrivere elimina. Quindi a questo punto andremo a eliminare il personaggio, dovremo aspettare che ci ricaricherà tutto l'ambaradam e una volta che ci ha ricaricato tutto premerete cerchio per andare alla storia ragazzi, è semplicissimo. Una volta che siete nella storia, l'unica cosa che dovete fare è ricaricare GTA Online.
Ricaricato GTA Online andrete in un negozio di abbigliamento e verificherete tutti i vostri completi, quello che avete realizzato e quello che non avete realizzato. Io in questo caso, come ho detto, ho fatto dei completi alla cazzo molto veloci e sono riuscito ad ottenere solo i joker bianchi. Però state tranquilli che pubblicherò una tabella con tutti quanti i vari contenuti, sia per maschio, per il personaggio uomo, che per il personaggio donna, e così potrete fare tutti i vostri completi, ragazzi. Penso di aver detto tutto per questo video, è tutto. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.